Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo con i nostri incontri video, con le presentazioni video di Italia Medievale. Io oggi sono particolarmente felice di avere con noi un caro amico, oltre che un esimio accademico, perché abbiamo il professor Glauco Maria Cantarella, che ha pubblicato da pochissimo con l'edizione La Vela L'Europa e il suo fantasma. 144 pagine a 14 euro, quindi un costo assolutamente valido per chiunque. Ma partiamo subito dal titolo, L'Europa e il suo fantasma. E lascio a Glauco la parola su questa presentazione. Prego, professore. Buongiorno, innanzitutto grazie, dopodiché lasciamo perdere l'esimio professore. Amico è molto più bello, molto meglio. Lasciamo perdere l'esimio professore, quello lasciamolo a chi ne ha bisogno di sentirselo dire. Io, per fortuna, no, diciamo, non, almeno non ancora, ecco, non sono così vecchio ancora. Europa e il suo fantasma. Allora, cominciamo col dire che il libro l'ho scritto durante il lockdown di questa primavera, e non voglio dire il primo lockdown, ecco, nazionale, non voglio dirlo ancora, su insistenza di Franco Cardini, che voleva che sviluppassi, mi aveva chiesto di sviluppare una scheda che avevo fatto nella Garzantina del Medioevo del 2007, giù di lì. Io veramente non sapevo da che parte cominciare, lo confesso. Mi è stato di grande aiuto il calendario civile europeo pubblicato da Donzelli, perché come si fa, specialmente in questi mesi, in questi anni, come si fa a parlare dell'Europa senza avere un'idea di che cos'è l'Europa? Cioè la nostra Europa, per cui da quel libro, molto bello fra l'altro, capisco che si deve parlare del mio libro, ma questo è un volume che consiglierei di leggere, perché sono una quarantina di saggi di autori diversi su diversi aspetti della storia dell'Europa del secolo XX, arriva fino alla Brexit. Da quel libro ho avuto, se mai avessi avuto qualche dubbio, ho avuto la certezza, la consapevolezza che la nostra Europa, quella che noi conosciamo come Europa, frutto soltanto, e non è poco, della Seconda Guerra Mondiale. Non è figlia della rivoluzione francese, è figlia delle catastrofi del secolo XX. È anche per questo che in questi giorni che ci sono le discussioni al Parlamento europeo sulla questione del rispetto dei diritti civili, eccetera, l'Europa nasce dal principio, dalla constatazione che i diritti civili non possono non essere rispettati, e non è un grande mantello nero sotto il quale ripararsi per fare ognuno quel che vuole. Detto questo, ho organizzato il libro in un modo, se si vuole, bizzarro, insomma, comunque, cioè sono partito dall'Europa di oggi. Che cos'è? Più o meno, che cosa potrebbe essere, che cosa dovrebbe essere, che cosa si pensava che avrebbe dovuto essere, per poi ritornare a cercare di delineare una storia, un disegno di Europa nella storia, che
che partendo dall'antichità classica e arrivando fino, o ritornando fino ai giorni nostri, fino ai tempi nostri. Le fonti sono più o meno sempre quelle, non ci sono fonti nuove. Rispetto a quando avevo scritto quella scheda e rispetto a cose che erano già state scritte, semmai si sono viste ricerche nuove che hanno potuto contribuire a precisare meglio alcuni aspetti e soprattutto a toglierli dalla genericità, dalla indistinzione, che è uno dei grandi problemi della ricerca storica e non solo. Non c'è niente di più comodo che lasciare i problemi in una grande indistinzione che ne fanno, come diceva che era Hegel di Schelling, la notte in cui tutte le mucche sono grigie, no? Non c'è niente di più comodo di questo. Ora, se dovessi dire il succo è che Europa, innanzitutto, non si è mai saputo cosa fosse. È sempre stata una dimensione geografica, ma a geometria variabile, a seconda dei punti di riferimento che venivano assunti e a seconda anche degli inserimenti dei popoli, tra virgolette, perché poi popolo, anche questa è una di quelle parole che non ha proprio senso nella storia d'Europa e forse nella storia mondiale, ma insomma a seconda dell'inserimento di genti nuove e esigenze nuove di riscrivere la storia in modo nuovo. Faccio un esempio, i normanni, gli ex vichinghi, entrano appieno nella storia d'Europa quando Guglielmo di Malmesbury ha l'esigenza per i suoi committenti di, Guglielmo di Malmesbury scrive nella prima metà del XII secolo, sente l'esigenza di collocare il regno anglo-normanno all'interno di un contesto più ampio. Ma, per esempio, Guglielmo di Malmesbury lascia fuori dall'Europa le isole scozzesi. Non parla dell'Irlanda, per quanto l'Irlanda sia organicamente parte dell'Europa, da quando San Colombano si è inserito nel concerto delle voci d'Europa, cioè da quando è entrato in contatto con i papi, con Gregorio Magno, con Bonifacio IV, eccetera. In tutto questo, cioè, le dinamiche sono queste. Allora, l'Europa da cui siamo abituati a partire, da cui le fonti ci fanno partire, cioè quella della famosa battaglia barra non battaglia di Poitiers, che ci parla, scritta in Spagna, nella quale si parla di europeenses, e gli europeenses lì non hanno una dimensione né di tipo religioso, né un'identità religiosa, né un'identità geografica nel senso di occidentali. Significa perché il testo li collega, gli europeensi sono gli uomini del nord, quelli che stanno a nord della penisola iberica. Punto, niente di più. L'Europa carolingia è un'altra cosa, si estende fino ai paesi dell'est, diciamo fino all'Europa dell'est. Poi arrivano gli ottoni, finisce l'impero carolingio, arrivano gli ottoni, l'Europa si restringe ed è la parte centrale dell'Europa, dall'attuale Germania, diciamo, fino a metà, tre quarti dell'Italia. E rimane fuori la Francia, perché l'attuale Francia, perché la Francia non era compresa nel
sistema di potere, per quanto variabile, instabile e fluttuante, degli imperatori germanici, insomma. E così andando, l'Europa è tutto, è una cosa che va a fisarmonica, diciamo. Una cosa che mi ha colpito, due cose mi hanno colpito, mi hanno anche divertito, tutto sommato. La prima, la più seria, è che l'Europa mai è stata definita, mai ha avuto un'identità di tipo cristiano fino al secolo XV e fino a Enea Silvio Piccolomini. Per quello che mi è sembrato di vedere, lui è il primo che identifica l'Europa con i cristiani, con la cristianità. E anche lì però ci sono parti dell'Europa che cristiane non sono, e quindi forse sono europee, forse non si sa. Enea Silvio Piccolomini, un grande personaggio, un maneggione, un grande diplomatico, un maneggione che riuscì a diventare papa, servendo molti e vari signori, anche opposti fra loro, dichiara, fa questa equivalenza Europa-Cristianità prima ancora di diventare papa. Da allora però non si è più tornati indietro. Ed è, questo è molto interessante, perché nell'Ottocento Novalis identifica l'Europa con la cristianità. Giovanni Paolo II, lo ricorda Meloni nel calendario civile europeo, ha molto insistito su questo. Papa Ratzinger ha un po' smussato i toni di, sempre Meloni, ha smussato i toni di Giovanni Paolo II, e Papa Francesco li ha smussati ancora di più. Però appunto è una cosa relativamente recente, considerato che Europa, la parola Europa, è un'invenzione dei greci, della Grecia classica. Significa soltanto Occidente, niente di più, Occidente. Dove il sole va a morire, come ha scritto Cardini, è il posto dove il sole va a morire. Ed è non si sa più o meno dove comincia, dal Don, dal braccio di San Giorgio, più o meno. Ma poi a Occidente e a Nord non si sa fin dove arrivi. È una scoperta che viene fatta progressivamente, pian piano, e a seconda dei punti di vista di chi fa la scoperta. Un'altra cosa molto curiosa è che se Europa non ha una dimensione comunque precisa o precisabile, mai, non ce l'avrà neanche in età moderna, perché quando arrivano i russi, tra Ivano il Terribile e Pietro il Grande, i russi quando mai erano stati considerati parte dell'Europa? Mai, dalle fonti. Erano bizzarri, ma dei barbari, ma niente di più. La Turchia entra in Europa dopo la guerra di Crimea, perché è chiamata al concerto delle nazioni europee per sistemare le faccende. Quindi più variabile di così credo che sia difficile. Ma se Europa ha una dimensione variabile, ecco, l'eurocentrismo, quello sì, è antico e dipende dai romani. Perché? Non perché i romani fossero chissà che, ma perché loro, allora, innanzitutto sapevano che loro erano di Roma. Roma era in Italia, no? Lo è ancora, insomma. L'Italia indubbiamente era in Europa, nell'Occidente. Roma è la vincitrice di tutti, è il centro dell'impero, dunque il centro dell'impero è il centro del mondo. L'eurocentrismo è il centro del mondo in Europa. L'eurocentrismo nasce con loro. I romani non hanno mai avuto una conoscenza, se non molto indiretta, di ciò che c'era al di là dell'impero persiano,
perché casomai con i persiani ho preso un batoste a non finire. Il loro mondo, per carità, arrivava fino alla Cina, come dimostra quella, tra l'altro, se uno vuole andare a vederla, Palazzo Massimo, nei sotterranei di Palazzo Massimo a Roma, c'è cioè la mummia di una, la mummia, lo scheletro di una bambina, credo, mi pare del terzo secolo, di famiglia patrizia, comunque ricca, che è stata sepolta con i suoi gioiellini, con le sue cose, e si è ricostruita la via di questi, dei gioielli e delle pietre, ed è la via che parte dalla Cina, attraversa l'India, la Persia. I collegamenti, diciamo, c'erano. L'Europa era, si sapeva che era l'ellissi, il punto focale, come si dice, occidentale, di un'ellissi che aveva l'altro punto focale nella lontanissima Cina. L'Oriente, in qualche modo, ha sempre avuto a che fare, ha sempre avuto una dimensione di corrispondenza con l'Europa, per quanto sconosciuto. E qui altra cosa che mi ha molto colpito: i viaggiatori che vanno in Oriente, vabbè, molti proprio non ne hanno, sì, ne parlano più o meno, alcuni hanno fatto i missionari lì, però le fonti vanno contestualizzate, ridimensionate, non si possono assolutizzare, ecco questo che è soprattutto l'importante. E ho avuto la curiosità di andare a vedere Marco Polo, che è il famoso viaggiatore, quello che, diciamo, qualcuno, anche qualche mio collega, ha definito tempo fa il modello dell'europeo curioso che va, conosce, cioè. E Marco Polo, curiosissimamente, quando passa dalla Persia e si trova a Savè, lui dice Sava il milione, e in Persia esiste il luogo, è Savè, dice che gli viene mostrato in un tempio zoroastriano, degli adoratori del fuoco, zoroastriano, gli vengono mostrati i corpi dei re magi, tutti interi, con la barba, perfettamente conservati, con la barba. E lui non si meraviglia, non fa cenno di meravigliarsi. Dice anche da dove venivano i re magi. Ed è Savè, Kashan e Yazd, che sono tre città, tre belle città. Kashan e Yazd sono molto belle, che si trovano in Iran, ma comunque Persia, sulla via della seta, che erano centri zoroastriani. I zoroastriani di Yazd hanno avuto tutto uno loro, hanno dei collegamenti molto diretti con il Kashmir. Quindi, perfetto, ora questi re, che lui dice, sono andati a trovare, a visitare un bambino che si chiama Gesù. I re si chiamano Gaspare, Melchiorre e Baldassarre. Non c'è dubbio che siano i re magi. Il problema è che quando Marco Polo è passato da Savè, avrebbe dovuto sapere che le reliquie dei re magi erano conservate a Milano e un po' a Colonia, perché le aveva portate via Cristiano di Magonza. Ma lui non fa menzione, non fa una piega. Allora, altro che viaggiatore curioso che confronta, che dice io vengo da lì, vengo da Occidente, ma guarda qua cosa mi tocca vedere. No, no, lui semplicemente se lo dimentica, proprio se lo dimentica. Più che un viaggiatore curioso, potrebbe sembrare tipo un precursore di tutti quegli hippies di quando eravamo giovani noi, che si precipitavano in India e lì passavano dei semestri a fumare,
fumare roba e riempirsi di roba, poi si dimenticavano di tutto il resto, insomma. Comunque anche questo, diciamo, l'ho trovato una cosa curiosa. L'Europa è in tutto questo, in tutta questa formazione dell'Europa rientrano ovviamente anche gli slavi, che sono un problema gigantesco, sia per ragioni di fonte, di fonti, per ragioni di interpretazione delle fonti. Lì per fortuna mi sono ho fatto riferimento a studi notevoli che negavano qualunque possibilità di identità etnica ai cosiddetti popoli slavi, e che studi che dopo nella seconda metà degli anni Ottanta mai più sono stati ricordati, perché c'è una interazione tra la storia, tra ricerca storica e il presente. Se pensiamo che la dimensione cosiddetta etnica è stata una delle catastrofi della guerra in Jugoslavia, beh, allora capiremo. Probabilmente alcuni di quegli storici che ho usato non potrebbero più dire quello che avevano scritto, potrebbero più scrivere quello che avevano scritto tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, perché, a meno che non se ne stiano molto lontani da Croazia, Serbia, Montenegro e via dicendo. Bene, questa Europa, poi capisco che sono confuso, ma non è, anche se il libro è piccolo, non mi è facile cercare di metterlo a fuoco. Questa Europa, qualunque cosa sia, a un certo punto, come sappiamo, si precipita sul mare, sui mari. È come se fosse un catino, il catino di una fontana, in cui continua ad arrivare acqua, e a un certo punto l'acqua non ci sta più e deborda fuori. E comincia il grande periodo, della egemonia europea, dell'Europa. Egemonia, come si sa, ovviamente non pacifica, non solo perché gli europei, a partire da Vasco da Gama, hanno sempre cercato di sterminare le popolazioni con cui sono entrati in contatto se non riuscivano a rendersele schiave, sterminarle o, nel migliore dei casi, assimilarle culturalmente, obbligarle ad assimilarsi culturalmente. E faccio un inciso, ma l'ho ricordato nel libro, è curioso che questa traiettoria della storia dell'Europa sia stata a fondamento della teoria della frontiera americana di Turner alla fine del secolo XIX. È lo stesso principio. Bene, l'Europa, i regni europei, sempre in guerra fra loro, tutti sempre più cristiani, ognuno a modo suo, ma sempre più cristiani, perché, allora, non solo cristiani, ma persino peggio, in Spagna con l'impiezza del sangue, perché l'identità cristiana cristiana della Spagna era fondamentale come elemento collante di un insieme di regni che non avevano nulla in comune, né le istituzioni né la lingua, cioè nelle lingue, quindi questo. I protestanti, loro erano i più cristiani degli altri, perché ritornavano alla purezza del cristianesimo. Questa Europa, sempre fondamentalmente sempre più cristiana, quindi un'identità che non è medievale, non è
medievale non dipende dal Medioevo, non nasce nel Medioevo. Bene, questi regni si fondano degli imperi, imperi enormi. Basta, allora, l'impero spagnolo arrivava, come si sa, dalle Filippine fino alla Spagna, passando per tutte le Americhe, tranne una porzione bella grossa, ma insomma dell'America settentrionale. L'impero britannico, quando si è formato, non era meno piccolo, considerato che quando nel secolo XIX la corona ha assunto il controllo della Compagnia delle Indie, arrivava fino alla Cina. Considerato anche che l'impero britannico, insieme ai francesi desiderosi di farsi l'impero coloniale anche loro, hanno fatto due guerre contro i cinesi, perché i cinesi non stavano cercando di evitare che gli venisse imposto il commercio e l'uso dell'oppio. Così, en passant. E un libro che mi è stato indicato dalla mia collega contemporaneista, Dianella Gagliani, di un diplomatico indiano che era stato il primo ambasciatore della nuova Repubblica Indiana del 47 nella Repubblica Popolare Cinese, che era stato contrario alla spartizione dell'India secondo il patto Churchill-Mountbatten, no? Quello del 47. Lui scrive, nella seconda guerra dell'oppio, Lord Elgin, credo nipote di quello che aveva, nipote o pronipote dello stesso che aveva saccheggiato le metope e i marmi del Partenone, fece distruggere il palazzo d'estate a Pechino, dopo averlo saccheggiato, portato via tutto quello che si poteva, ma per incutere un durevole timore nei cinesi degli europei, perché gli europei dovevano essere temuti. Questa è la forza, diciamo, dell'Europa. Poi cosa succede? Succede una cosa di cui nessuno vuole accorgersi in Europa, ed è che dal primo quarto di secolo, del XIX secolo, vengono fuori gli Stati Uniti d'America, a partire dalla dottrina Monroe del 1823 e altri sviluppi. Stati Uniti d'America cominciano una politica aggressiva, comunque espansiva, molto prima che abbiano terminato di formarsi con la conquista del West. La prima spedizione contro una base di commercio degli schiavi in Africa è degli anni 40 del secolo XIX. Gli Stati Uniti furono quelli che nel disfacimento totale dell'impero spagnolo nell'America meridionale, nel corso del XIX secolo, furono quelli che si opposero all'egemonia dell'impero britannico e ci riuscirono, sbarcarono a Buenos Aires per impedire che diventasse un protettorato britannico, e ci riuscirono, così come nel 1843 entrarono a Città del Messico. Gli Stati Uniti nel 1843 erano forse il 30% di quello che erano, di quello che sono adesso, di quello che li conosciamo. E dalla spedizione a Città del Messico, questo non l'ho messo nel libro, me l'hanno raccontato in Messico, esce fuori, a quanto pare, l'appellativo che gli statunitensi hanno in Messico, gringo, perché erano truppe di cavalleria con la divisa verde, e tra loro dicevano, insomma, l'urlo era gringo, gringo, e di qua gringo. Bene, ma in Europa di questa crescita fenomenale dell'importanza degli Stati Uniti, l'importanza economica e politica degli Stati Uniti, nessuno si vuole rendere conto. La guerra di secessione americana, che è stata un macello, un carnaio terribile, nella quale si sono sperimentate armi nuove di cui in Europa non si aveva un'idea. Beh,
si dice che von Moltke, il grande maresciallo, feldmaresciallo prussiano che aveva contribuì alla che fu decisivo nella formazione del primo Reich di Guglielmo I, von Moltke pare che abbia detto che non aveva nessun interesse a seguire le vicende di bande di plebei che si di contadini che si inseguivano per le praterie. Peccato che quei contadini avessero inventato la mitragliatrice, tanto per dirne una, e la guerra di movimento, tanto per dirne un'altra. La cosa non venne presa, lasciò più o meno così, indifferenti, persino il crollo dell'impero spagnolo nel 1898, quando la Spagna dovette cedere Cuba e le Filippine, e gli Stati Uniti si impiantarono nelle Filippine e a Cuba con le loro flotte di corazzate. Questo in Germania o anche in Italia, che nel 1904 partecipò ad una crisi in Venezuela o a Londra, o a Parigi, questo non diede, non fece un grande effetto, perché casomai, appunto, per gli inglesi, così come per i francesi, ma anche per gli italiani e i tedeschi, il big game era quello che guardava verso l'Oriente, ed era il confronto con l'impero russo. Ma di quello che stava succedendo nell'Atlantico nessuno ci fa caso. Peccato che dalla crisi del Venezuela del 1904 esca fuori il corollario Roosevelt, di cui confesso ignoravo l'esistenza fino a quando non mi sono messo a leggere per fare questo libretto, che decide, che dichiara che gli Stati Uniti hanno il dovere morale di intervenire là dove siano minacciati gli interessi dell'umanità secondo gli Stati Uniti. Il corollario Roosevelt è del 1904. Appena finito di scrivere il libretto, quando ho sentito le dichiarazioni, sembra in maggio, di Mike Pompeo, a proposito dell'Iran, che riprendeva esattamente il corollario Roosevelt. Allora, l'eurocentrismo finisce? L'eurocentrismo agonizza, ma perché finisca? Perché non ci sia più questa idea che è l'Europa il centro del mondo, cioè la proiezione coloniale, mondiale dell'Europa? Deve esserci, dovranno passare. Il terrificante, l'impensabile macello della prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, che con tutto quello che noi sappiamo che ha preceduta, e la crisi di Wall Street del 29, che parte da Wall Street e coinvolge tutti. Poi appunto abbiamo avuto il nazismo, il fascismo, abbiamo avuto, in Europa non ci siamo mai fatti mancare niente di sgradevole, e a quanto pare, come al solito, la storia non insegna mai niente, perché la storia è disfunzionale, di questo sono sempre più convinto. Non è utile ricordarla quando... E a questo punto noi siamo in una fase, secondo me, la mia originalità da questo punto di vista è meravigliosa, però ne prendo atto per primo. Ci troviamo adesso in una fase epocale, in cui avrei preferito non trovarmi mai, ma credo che anche mio padre avrebbe preferito non trovarsi in guerra, e quindi non è che ne prendiamo atto. Una fase epocale che dovrebbe poter rimettere in discussione più o meno tutto o quasi tutto, ma adesso vedremo. Oggi comincia il Consiglio europeo, vediamo un pochino l'Europa, in Europa
che cosa si vedrà. Finora molte buone intenzioni, ma c'è il problema appunto dei diritti civili da una parte, c'è il problema forse delle elezioni in Olanda a gennaio, ed è per questo che il mio libro l'ho fatto finire, l'ho chiuso in un modo che non dirò, perché altrimenti che non posso dire, perché altrimenti si può perdere la sorpresa, il divertimento, lo sconcerto, oppure anche, perché no, lascio la possibilità ai miei quattro lettori, tanto per non citare Manzoni, di dire: ma che schifezza, quelle pagine le strappo, e se non sono troppo dure le uso per altri scopi. Non lo so, io non riesco a. Come non riesci? Cioè, hai reso interessantissimo l'argomento, perché a parte la vastità che richiederebbe un'enciclopedia, forse più di una, e che tu invece condensi in 140 pagine, sicuramente hai fatto venire la voglia di leggerlo per cercare di seguire insieme a te questo filo che va da un'Europa nata dalla Grecia antica è arrivata fino ai giorni nostri, con mille modalità di lettura, con mille possibili interpretazioni, con infiniti scenari geografici e geopolitici, però nella quale noi viviamo, ne facciamo parte e ne subiamo conseguenze più o meno positive. Ah, scusa se ti interrompo, c'è un'altra cosa, questo lo dico all'inizio, e poi devo spiegare il titolo, mi sono dimenticato. Allora, molti continuano a dire, e lo dico anche studiosi, l'Europa è un continente. No, l'Europa è un subcontinente. E questa è una cosa che tendiamo a dimenticarci. Invece nell'antichità lo sapevano, l'Europa era una propaggine dell'Asia. Un subcontinente, numero uno. Due, l'Europa è il suo fantasma. Viene fuori dal fatto che in primo momento io avevo intenzione di intitolarlo in tedesco Un fantasma si aggira per l'Europa, il fantasma dell'Europa, che ricorderà qualcosa a qualcuno. Poi l'editore Neri mi ha detto: guarda, è così, però la gente si spaventa. E siccome avevo scritto all'interno, quindi parlerò dell'Europa e del suo fantasma, cioè la proiezione dell'Europa, il fantasma in questo senso, il titolo gli è piaciuto. Ma in origine il titolo dovrebbe essere avuto Angespest Gezum Europa, Angespest der Europa. Va bene, allora io ricordo il titolo ancora, appunto, L'Europa e il suo fantasma, edizioni La Vela, 144 pagine a soli 14 euro, quindi da comprare assolutamente per riuscire, no, a capire il percorso che Glauco ha fatto in questo argomento così indefinibile, diciamo, no? E ringrazio tantissimo Glauco Maria Cantarella e a voi tutti do appuntamento ai nostri prossimi incontri. Vi ricordo di seguirci sempre sul nostro sito www.italiamedievale.org. Grazie ancora Glauco e alla prossima, spero. Sono io che ringrazio te e tutti voi. Alla prossima, speriamo che ci sia. Mi raccomando, raccomando a te, lo raccomando a me, raccomando a tutti, abbiamoci cura, abbiatevi cura. Perché io potrei anche starmene tranquillo, considerato che ho avuto il Covid quest'inverno, da sintomatico, ho gli anticorpi, ma l'immunità dura 4 mesi, quindi ciao ciao, abbiamoci cura, ok? Va bene. Calorieus Deo fonda in seclardis si compar sol, e parla flor sae glentina, el ro